Ciao a tutti, oggi vediamo come inserire i propri attestati sul portale Sofia. Andate sul sito www.sofia.istruzione.it, visualizzerete questa schermata e procedete con l'accesso. Cliccate su Accedi, questa è la schermata che vi verrà fuori, inserite il vostro user e la vostra password. Dopodiché cliccate ovviamente su Entra. Vi verrà fuori una cosa del genere, quindi con catalogo, le mie iniziative formative, profilo personale, iniziative formative extra. Oggi in questo tutorial ci occupiamo soltanto di le mie iniziative formative e iniziative formative extra. Come vedete, cliccando sulle mie iniziative formative, viene fuori non sono presenti iniziative formative da visualizzare. Questo perché io non mi sono iscritta ad alcun corso presente sul catalogo. Se invece mi fossi iscritta ad un qualsiasi corso, io avrei trovato quel corso indicato proprio alla voce le mie iniziative formative. Invece, siccome i corsi che io ho seguito fino ad ora non sono stati caricati sul catalogo di Sofia, io non posso utilizzare questa opzione, ma devo andare ad utilizzare proprio un'altra opzione che è quella delle iniziative formative extra. Per cui, ripeto, allora se voi vi iscrivete al corso dal catalogo, allora cliccando sulle mie iniziative formative troverete proprio il vostro corso e seguirete un certo percorso. Ma nel caso in cui il corso proposto non è presente nel catalogo, allora non si può far altro che cliccare su iniziative formative extra. Quindi cliccate su iniziative formative extra e vi verrà fuori questa schermata. Questi sono i corsi che io ho inserito, quindi ovviamente voi non li visualizzerete, ma tornando appunto al discorso del catalogo, questi sono tutti i corsi che io ho seguito, ma che non erano presenti nel catalogo, per cui io sono andata direttamente in iniziative formative extra e li ho inseriti così come vi farò vedere. Invece, se questi corsi erano presenti alla voce catalogo, io avrei potuto iscrivermi attraverso il catalogo e poi avrei trovato questi corsi all'interno delle mie iniziative formative. Quindi ritorniamo alle iniziative formative extra, cliccate su nuova iniziativa formativa, vi verrà chiesto la denominazione del soggetto. Io in questo caso ho deciso di inserire questo corso che ho fatto a giugno. Quindi clicco, inserisco la denominazione del soggetto, metto il titolo dell'iniziativa formativa che è recuperabile dall'attestato. Quindi Ctrl-C, Ctrl-V. Anno di svolgimento, nel mio caso 2016, scrivete 2016, poi date un invio e in automatico viene fuori l'altro anno di prosecuzione. Totale ore 18, indicate gli ambiti di interesse del corso che avete seguito. Nel mio caso sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, nonché innovazione didattica digitale e didattica e metodologie. Eventuali competenze in uscita, può essere inserito data di svolgimento, data di inizio, primo febbraio e la data di termine, la data in cui mi è stato rilasciato l'attestato, quindi 20 giugno. Modalità di erogazione, lezioni frontali, laboratori e lavori di gruppo. Dopodiché, luogo di svolgimento, indicate l'indirizzo. Quale
Qualora fosse un corso online, non indicate alcun indirizzo, alcun luogo di svolgimento. Caricate il vostro attestato a questo punto. Ok. Salvate. Ed ecco che l'operazione è seguita con successo. Andate a controllare e infatti io trovo proprio il corso che ho appena inserito. Posso a questo punto modificarlo nel caso in cui voglia cambiare qualcosa, oppure posso anche andare a eliminarlo completamente se voglio cancellarlo. Questo è tutto, per qualsiasi informazione contattatemi senza problemi. Ciao!